Osservazione di una cicala. Liristes plebeius. La cicala è un insetto della famiglia Cicadidae dell'ordine Mitteri. Ha dunque una testa, un torace, un addome e 6 zampe. La testa comprende 2 occhi, 2 antenne, l'apparato di suzione. Le antenne le permettono di sentire gli odori e di toccare ciò che la circonda. La vista è molto acuta, i suoi occhi sfaccettati le permettono di guardare a destra e a sinistra nello stesso tempo. Sul capo ha anche 3 piccoli rubini, ocelli, che servono per rilevare variazioni nell'intensità della luce. Il torace è dotato di 3 paia di zampe. E da 2 paia di ali di fine membrana trasparente di uguale lunghezza. L'addome è formato da anelli articolati e contiene l'apparato riproduttivo. La femmina possiede l'ovopositore che serve ad introdurre le uova nel ramo al momento della posa. Nel maschio l'organo di riproduzione è sotto una pellicola di pelle che lo protegge. Curiosità. I maschi possiedono sotto l'addome un organo stridulatore, mentre le femmine emettono un suono secco con le ali, simile allo schioccare delle dita, che permette al maschio di individuarle. Per produrre il suono, l'insetto fa vibrare delle lamine tese da tendini che le collegano a muscoli sui lati dell'addome. Questo canto ha funzione di richiamo sessuale per le femmine. Quando queste raggiungono il maschio, ha luogo il corteggiamento e l'accoppiamento. Dopo un giorno, la femmina depone le uova sul ramoscello sterpi. Le larve appena nate danno inizio alla loro vita sotterranea o ipogea, che dura 4 anni. Giunti alla maturità, i giovani individui, già molto simili agli adulti, ma privi di ali, con 2 zampe anteriori adatte allo scavo del terreno, escono dal suolo e cercano un albero dove arrampicarsi ed effettuare la muta. Lasciano definitivamente l'involucro ninfale e dopo qualche ora sono pronte per il primo volo. Dapprima verde azzurro, dopo qualche ora l'insetto assume la livrea marrone definitiva. La cicala si nutre della linfa degli alberi e a tal scopo possiede una proboscide con cui fora la corteccia e raggiunge il legno gonfio di linfa. I predatori della cicala sono rappresentati da cavallette e uccelli e nella vita ipogea dalle talpe.
pare che le larve di alcune specie vivano nel sottosuolo 17 anni. Non è chiaro però come dopo tanti anni riescano ad emergere tutte contemporaneamente. Una teoria sostiene che abbiano un orologio naturale che permetta loro di contare gli anni.